La sanità non funziona senza infermieri, è questo lo slogan scelto dalla Federazione Nazionale Ordini Professionali Infermieristiche per la campagna di comunicazione lanciata in occasione del 12 maggio, data in cui in tutto il mondo si è celebrata la giornata internazionale dell'infermiere. Ad Arezzo si è tenuto un convegno ospitato dalla Casa dell'Energia per illustrare il nuovo codice deontologico approvato da poche settimane, 100 i nuovi iscritti all'ordine che hanno giurato. Consapevole dell'importanza, della solennità dell'atto e dell'impegno che assume? Sì. Prego. Allora, secondo me è giusto lo slogan che hanno usato oggi i nostri amici infermieri, perché veramente la sanità non sarebbe la stessa senza la figura dell'infermiere. L'attività dell'infermiere è vicino alla popolazione, vicino ai cittadini, è proprio, diciamo, quella longa manus che porta, diciamo, l'attività della sanità proprio direttamente ai cittadini. E quindi un'attività, una professione che ha una così grande ricaduta sociale sicuramente si incastona molto bene nel progetto di Casa dell'Energia e in qualche modo ne esalta tantissimo le sue funzioni. Quindi ringrazio Giovanni oggi per essere qui e perché, diciamo, anche la serata è fruitissima, tra l'altro, tantissime presenze. Energia nuova alla Casa dell'Energia, questo ci caratterizza, rende ancora più forte, perché significa che nuova energia va ad immettersi nel mondo sanitario e noi come infermieri siamo energia per tutto questo sistema.